Siamo insieme a Spazio Interiore. E quando si è confusi, quando si dimentica anche il proprio nome, alcune volte un libro può aiutare. Tra tanti libri ci sono alcuni libri che aiutano più di altri e ci sono alcuni editori che scelgono di far vivere questi libri. Spazio Interiori è effettivamente questo, far vivere dei libri che altrimenti non verrebbero accolti e nello stesso tempo scoprire delle gemme che diventano importanti. In questo caso addirittura abbiamo due libri importanti che vengono presentati. Qui c'è il direttore editoriale che è Andrea. Ho ricordato il nome, è stato importante per me già questo. Però perché? Perché parlando con lui abbiamo trovato una sintonia su come fare, cosa fare. Quindi ecco che sono qui a contribuire a quello che è il nostro lavoro portando un gioiello, due gioielli. Questo è il libro nuovo presentato da Antonio Bertoli, Il vestito del poeta. E praticamente in prima in assoluto il nuovo libro di Alejandro Jodorowsky, Viaggio essenziale. Passo adesso a chi vuole introdurre, però voi. Sì, grazie. In effetti hai colto un punto importantissimo, perché noi ci muoviamo dalla confusione, partiamo dalla confusione e cerchiamo di mantenere contemporaneamente due strade. Cioè, da una parte, mantenere viva la confusione, perché è essenziale appunto che il viaggio non passi, questo cerca di dirlo Jodorowsky all'interno della sua raccolta, non passi come l'essenzialità di qualcosa che è stringata, è piccola, è poca, ma è un'essenzialità che si ricerca proprio nell'offrirsi al mondo, nel gettarsi nel mondo, nell'andare ad esplorare il mondo e quindi nel mantenere viva una certa confusione e allo stesso tempo nello schiarire quelle nubi, parte di quelle nubi, per poter trovare ancora qualcosa sotto. Ed è stato veramente nostro orgoglio pubblicare questi due libri, che all'apparenza sarebbero stati impubblicabili per una piccola casa editrice come noi. Però la fortuna ha voluto che sia Leandro che Antonio apprezzassero il nostro lavoro e ci siamo trovati a collaborare con loro con vivo piacere, soprattutto grazie ad Antonio Bertoli che ci ha poi messo in contatto con Alejandro. E oggi siamo fortunati ad essere qui, grazie a voi, a poter presentare in anteprima mondiale questa stampa italiana, della quale siamo particolarmente fieri, sia perché è un'opera d'arte quella di Alejandro, a tutti gli effetti perché vanta la collaborazione di Matlop, che è un artista cileno incredibile, che non solo ha fatto la copertina, ha fatto anche l'interno della copertina, alcuni disegni all'interno, ma anche per il libro di Antonio, che non è solo una raccolta di saggi, sai, perché oltre ad essere saggi di arte, pittura, esoterismo, teatro, è in realtà molto di più perché è riuscito a trovare questo vestito del poeta, cioè quest'abito trasparente che è davvero in grado di esaltare certe forme. E gli siamo davvero grati. Io invece sono grata a te per la passione che ci metti, proprio per l'ardore di essere qui presente con noi, con tutta la tua splendida famiglia, che adesso in questo momento ci sfuggono tutti i cuccioli meravigliosi che si aggirano qui, la nuova era. Io guarda, voglio chiudere con un tocco di colore, perché arrivando dall'atelier, congratulazioni per questo colore del libro della copertina e soprattutto anche per l'immagine, perché lascia proprio un'immagine bella chiara, buon intenditor, poche parole. Proprio sul colore, a cena, Leandro, la prima volta che ha avuto l'occasione di vederlo, ha esclamato che effettivamente era stata una buona scelta.